Buonasera cari amici, bentrovati in Metropolis per te, come sempre puntata del lunedì dedicata ai problemi relativi al mondo delle pensioni. E ovviamente ne parliamo con il nostro esperto Remo Guerrini, responsabile INAS CISL della Lombardia. Buonasera Guerrini. Buonasera. Oggi è stata una giornata complicata sul fronte politico, come molti sanno, quello che doveva nascere, il nuovo governo, non è nato e invece il Presidente della Repubblica ha chiamato l'ex commissario alla Spending Review, Carlo Cottarelli, come premier incaricato. Quindi vedremo nei prossimi giorni. Cottarelli ha detto di essere ovviamente accettato l'incarico, ha detto di essere disponibile, quindi adesso dovrà avere dei colloqui per fare la squadra di governo e poi presentarsi alle Camere per avere o meno la fiducia. Tutto questo per dire che ci si allontana l'ipotesi che era stata ventilata nel programma di quello che sarebbe stato il nuovo governo, invece non c'è stato. E dunque c'erano degli elementi, ne abbiamo parlato spesso anche noi qui con i nostri telespettatori. Degli elementi che avevano l'attenzione dell'opinione pubblica, tra questi la famosa quota 100, una possibile riforma dell'attuale legge pensionistica, si sarebbe andati in pensione appunto con età anagrafica e età contributiva la cui somma faceva 100. C'era anche l'opzione donna e anche l'ottava salvaguardia per gli esodati. Tutto questo sembrerebbe tramontato al momento, in quanto che è tramontato il governo che voleva portare queste modifiche alla famosa legge Fornero. Ne parliamo con Guerini. Dunque, tutto questo siamo andati avanti a parlarne parecchie occasioni e adesso sembra tutto messo, almeno parliamo, non ci avventuriamo a parlare troppo per il futuro, ma stando a oggi tutto questo sembra allontanarsi nel tempo. Sì, diciamo che ne abbiamo parlato tanto, quindi c'era una forte aspettativa anche di chi veniva agli sportelli dei patronati rispetto a queste possibilità che ha elencato e che permettevano di andare in pensione un po' prima rispetto ai requisiti ordinari, no? Po' in modo più agevole, diciamo. Sì, erano comunque delle forme di flessibilità che il cittadino attendeva, che sono state comunque evidenziate nei vari passaggi politici, fra cui la quota 100. La quota 100 è un meccanismo che va a combinare l'età anagrafica con i contributi, appunto, come ha detto giustamente lei, per arrivare alla somma che è 100. Poi bisognava ancora capire, non era ancora stabilita l'asticella minima fra contributi ed età anagrafica per poter ottenere appunto questa famosa quota. Però diciamo che diventano poi cose non praticabili, perché non c'è una legge che permette di andare in pensione con la quota 100, con l'opzione donna o con l'ennesima salvaguardia che permetteva di andare in pensione ancora con i 40 anni, con i vecchi 40 anni. E quindi è un po' ci siamo tolti il dolce dalla Ci siamo bocca tolti il quando dolce già. dalla bocca e dobbiamo andare in pensione con le regole ordinarie. Quindi le regole ordinarie sono quelle della Fornero, quindi la legge 214 del 2011, la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia. Ecco. Poi sono seguiti tutte le Gli smussature dei lavoratori, gli aggiustamenti vari. aggiustamenti degli ultimi anni sui precoci, però diciamo che i due pilastri per andare in pensione oggi sono la pensione anticipata, dove è richiesta un'elevata contribuzione, non guardo l'età anagrafica del cittadino che deve andare in pensione, ma richiedo almeno 41 anni e 10 mesi per le donne, Quasi 42 anni. quasi 42 e quasi 43 per gli uomini, e poi abbiamo invece la pensione di vecchiaia, dove ho un requisito contributivo un po' più piccolo, ma almeno 20 anni, ci sono ancora delle deroghe che permettono di andare in pensione con i 15 anni, e un'età anagrafica di 66 anni 7 mesi, invece qua l'età è necessaria. Quindi i due pilastri rimangono questi. Sono, insomma, il fatto di avere delle possibilità di pensionamento un pochino più agevolate sono proprio dettate dal fatto che i contributi sono tanti per la pensione anticipata e l'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia è molto Molto elevato. elevato. E poi lo ricordiamo, tutti questi requisiti vengono incrementati periodicamente con l'aspettativa di vita, che era un altro punto su cui c'era una discussione aperta rispetto alla riduzione, al freno, Poter mettere un freno a questo tipo soprattutto. di meccanismo. Esattamente. Vediamo se arrivano già delle chiamate. Sembra di sì. Pronto? Buonasera. Pro Pronto? sì, prego, è in linea, può fare la domanda. Pronto?
La sentiamo bene, prego. Senta, la chiamavo per questo. Io ho mia moglie che ha la pensione integrata alla minima, però Sì. è da 5 anni, ossia dal 2014 al 2018, che percepisce sempre la stessa cifra, senza nessun aumento. È giusto questo? Dobbiamo fare qualche domanda. Le Ma diciamo che va bene così. Allora, il discorso è questo, che rispondiamo, grazie della chiamata. sì, cerchiamo di rispondere perché è chiaro che una Quindi, domanda del genere necessita sì. di vedere, insomma, i documenti della signora e Quindi anche del la signora è un marito. po' ancorata alla pensione minima. La signora è ancorata alla pensione minima. Cosa vuol dire? Spieghiamolo un po' a tutti. Cioè, chi ha versato i suoi 15 anni, i suoi 20 anni di contributi, ma non riesce ad arrivare alla famosa soglia del trattamento minimo, perché magari ho versato 20 anni, ma le mie retribuzioni erano molto basse e quindi magari ho maturato una pensione di 230 euro. In funzione dei redditi personali e del coniuge, l'INPS eroga il trattamento minimo, lo Stato tramite l'INPS eroga il trattamento minimo e quindi la pensione di 230 euro, faccio un esempio, chiaramente non è il caso della signora, viene elevata al trattamento minimo che è intorno ai 500 euro al mese. Questo tipo di incremento è però legato al reddito personale e al reddito del coniuge che annualmente deve essere verificato. Nel caso in cui la signora abbia una cristallizzazione, si chiama così, dell'importo della pensione dal 2014 ad oggi, è un meccanismo particolare con cui la pensione integrata al minimo viene bloccata nel momento in cui i redditi del coniuge o dell'interessato cambiano improvvisamente in aumento, perché anche la pensione minima annualmente aumenta grazie alla perequazione automatica. Se la signora Se effettivamente. ad esempio il Sì, nel marito. caso in cui il reddito che ha determinato l'erogazione del trattamento minimo in un determinato anno, quindi dal 2014, immagino nel 2013, Certo. è salito improvvisamente, invece che togliere il trattamento minimo, questa pensione viene cristallizzata, quindi viene bloccata. Chiaramente la parte a calcolo, quindi ipotesi, noi parlavamo di una pensione di 230 euro, continua a maturare la perequazione automatica finché non uscirà dal trattamento minimo. È un tecnicismo abbastanza complesso, bisognerebbe andare al patronato con il prospetto di liquidazione della pensione e le dichiarazioni dei redditi dall'anno in cui questo blocco si è verificato. Cioè, per capire se c'è stato un aumento da parte del Per coniuge che ha bloccato la capire, pensione esattamente, della per moglie. capire se effettivamente nel 2013, nel 2014 c'è stato questo famoso incremento che gli ha fatto splafonare il diritto al trattamento minimo e quindi per qualche ragione non è più aumentato annualmente, però è legato al reddito delle due persone. Rispetto al ragionamento che facevamo prima, anche questo è assolutamente legato, cioè tutte queste forme di flessibilità di cui parlavamo, l'opzione Sì. donna, non è che sono tutte su questo dobbiamo stare molto attenti quando facciamo la consulenza o quando comunque scegliamo un modo per andare in pensione. Non è che nel momento in cui si va a individuare un metodo più vantaggioso Perfetto. rispetto a quello ordinario per andare in pensione, il calcolo è uguale. Cioè bisogna entrare nel merito e bisogna farlo col patronato INASPI vicino perché sono cose comunque complesse, entrare nel merito anche del calcolo. Certo. Se rispetto a quello che diceva in introduzione, l'opzione donna che si parlava di reintrodurre, era sicuramente una misura vantaggiosa perché permetteva di andare in pensione alle donne con 35 anni di contributi a fronte dei quasi 42, come diceva, con 57 anni di età a fronte dei 66 anni e 7 mesi, quindi era effettivamente un bel vantaggio. Certo. Però il calcolo era fatto col sistema di calcolo in regime di opzione contributivo. Quindi anche là, quando si prendono queste scelte che sono comunque definitive, bisogna comunque entrare nel merito anche del quantum, quindi di quanto prendo di pensione in un modo rispetto a quanto anticipo. È chiaro che se con l'opzione donna anticipo di 10 anni e ci smeno 300 euro, magari il gioco può valere la candela. Se Certo. sono una lavoratrice che ha una carriera altalenante, che con il contributivo magari vengo anche penalizzata,
forse è più opportuno fare dei ragionamenti diversi, anche perché alcuni trattamenti pensionistici, alcuni metodi di calcolo, per esempio l'opzione per il sistema di calcolo contributivo, non godono del trattamento minimo. Quindi alcuni modi particolari per andare in pensione in modo diverso rispetto all'ordinario Esistono, sì. esistono, vengono applicati, li facciamo quotidianamente, però ad esempio la pensione contributiva non ha come strumento l'integrazione al trattamento minimo, quindi quel meccanismo di cui raccontava il telespettatore di prima della moglie. Quindi a Quindi lui gli possiamo consigliare però di sì, recarsi. lui deve assolutamente andare al patronato con le sue dichiarazioni dei redditi perché questo è sicuramente un problema reddituale. Quindi nel momento in cui nel 2013 o nel 2014 la posizione reddituale è cambiata per Certo. qualche ragione, la pensione della signora, a quello che ha raccontato chiaramente, è stata cristallizzata. Quindi Cioè è dobbiamo stata capire, è bloccata. stata bloccata. Quindi bisogna capire se questa situazione reddituale permane, Certo. anzitutto, e poi capire se effettivamente si può ripristinare In qualche oppure in modo. qualche modo. Esatto. Io vi ricordo chi naturalmente vuole intervenire telefonicamente, lo può fare, vedete il nostro numero in sovraimpressione, 02 4807 3450. Tra le altre cose, prima parlavamo delle grandi aspettative che c'erano sul nuovo governo per poter in qualche modo superare la famosa legge Fornero, magari con l'introduzione di un qualche meccanismo un pochino più morbido che consentisse a molti di poter andare in pensione prima. Ebbene, tra gli altri temi c'era anche quello della salvaguardia degli esodati, cioè l'ottava addirittura salvaguardia degli esodati. Ecco, questo fronte degli esodati è un altro fronte molto Sì, diciamo penalizzato, diciamo. che c'era una forte aspettativa anche su questo aspetto, quindi l'ennesima salvaguardia per quanto riguarda tutti coloro che erano usciti dal mondo del lavoro, avevano fatto degli accordi particolari prima del 2011 o comunque a cavallo della legge Fornero. Ne abbiamo gestiti tanti di esodati, siamo riusciti in quasi tutte le salvaguardie che sono Nel poi corso degli anni. nel corso degli anni emanate, no, con le leggi di stabilità, con le leggi di bilancio, a mandarli in pensione. È evidente che nel corso degli anni poi sono stati introdotti degli altri strumenti proprio per andare a prendere per i capelli, mi passi il termine, tutte queste persone che non riuscivano più a ricollocarsi, ma non erano troppo giovani per andare in pensione. E parliamo ad esempio dei precoci, dell'APE, no? Cioè il precoce, se vuoi, Quello che ha iniziato a lavorare molto è il presto. lavoratore che ha iniziato a lavorare molto presto e che in determinate situazioni di fragilità o perché svolge alcune mansioni particolari riusciva ad andare in pensione con 41 anni, che rispetto al requisito degli uomini, che è 42 anni e 10 mesi, è comunque molto agevolato. Ma anche se vogliamo l'APE sociale è una misura che traghettava il lavoratore fino alla pensione di vecchiaia, il lavoratore che magari aveva terminato la disoccupazione e stava attendendo il suo pensionamento di vecchiaia vero e proprio. Quindi all'interno di tutti i ragionamenti c'era anche il discorso degli esodati che, fra virgolette, rimangono appesi. Sono fra l'altro migliaia di persone tra una cosa e E l'altra. bisogna capire, però bisogna anche fare un ragionamento rispetto all'esodato oggi, cioè insomma ormai dalla legge Fornero che è uscita nel 2012, insomma sono passati veramente tanti anni, Quasi quindi 6 anni, insomma, tra una cosa sì, fra una cosa e l'altra sono passati diversi anni, quindi forse bisognerebbe lavorare più che sull'esodato, sull'andare a smussare effettivamente quelli che sono i requisiti per andare in pensione, anche rispetto al fatto che non tutti i lavori sono uguali, no? Questo ragionamento è stato affrontato Certo. rispetto al blocco dell'aspettativa di vita per tutti quei lavori pesanti, gravosi e Un po' pesanti. usuranti, E diciamo. usuranti che vanno finalmente a mettere un'asticella rispetto a non tutti i lavori sono uguali, quindi non tutti i lavoratori devono andare in pensione nello stesso modo. Questo è veramente un tema interessante da affrontare. Certo che magari svilupperemo nel proseguimento della nostra trasmissione e ricordo prima della pausa pubblicitaria, il nostro numero di telefono 02 4807 3450. Per alcuni istanti la linea alla nostra regia.
Senza la giusta protezione solare, la pelle può perdere fino al 78% della sua resistenza al sole prima dei 18 anni. Proteggiti con Ambra Solera Advanced Sensitive, la nostra protezione più avanzata contro UVB, UVA e UVA lunghi. Ambra Solera Advanced Sensitive, numero uno in Europa per la protezione delle pelli sensibili di adulti e bambini. Garnier. Hai già scoperto il mensile Benessere? Ha un approccio tutto nuovo ai temi della salute. Con Benessere ti prendi cura del tuo corpo, mantieni un equilibrio interiore e vivi in armonia con te e con gli altri. Solo così puoi stare davvero bene sotto tutti i punti di vista. Non perdere il nuovo Benessere, in edicola soli 2,90€. In due DVD, un'indagine accurata e suggestiva sui quattro libri che hanno cambiato il mondo. Girato nei luoghi che videro la vicenda umana di Gesù e delle prime comunità cristiane. I Vangeli, in vendita nelle librerie San Paolo e Paolini, edizione per non udenti. Attenzione, siete appassionati di automobili? Segnatevi un grande appuntamento con Le Auto, tutte le sere dal lunedì al venerdì in TV su Telenova e Telesubalpina dalle 24 alle 6 di mattina. Un mare di occasioni a casa vostra, scelte tra i migliori concessionari del mercato automobilistico. Non perdete la possibilità di trovare l'auto dei vostri sogni. E per sognare, quale occasione migliore della notte? La notte delle auto su Telenova e Telesubalpina. Non mancate! Seconda parte di Metropolis, stiamo affrontando, come sempre avviene al lunedì, il tema delle pensioni con il nostro esperto Remo Guerini, responsabile INAS CISL della Lombardia. Dopo aver parlato degli esodati c'è il tema della quattordicesima nel prossimo mese di luglio. Iniziamo a chiarire di che cosa si tratta. Sì, beh, qualcuno in passato aveva anche già chiamato per avere delle informazioni. La quattordicesima è una maggiorazione sociale, quindi che cos'è? È un incremento che viene dato alle pensioni basse, quindi alle pensioni col trattamento minimo che comunque superano di poco l'importo del trattamento minimo. La quattordicesima è una maggiorazione che viene erogata ad ufficio a luglio, come giustamente diceva, ed è legata a due requisiti, quello anagrafico e quello retributivo, perché come tutte le prestazioni assistenziali è legato comunque a una soglia reddituale che non bisogna superare. Bisogna avere 64 anni, quindi tutti i pensionati più giovani non possono accedere a questo tipo di misura. Quindi si parla di persone già in pensione. Di persone già in pensione e pensioni derivanti dal versamento contributivo. Quindi gli assegni sociali, ad esempio, sono esclusi. Assegni sociali esclusi, bisogna avere come minimo 64 anni. Sono delle pensioni che derivano dal versamento contributivo ed è una maggiorazione sociale molto interessante, perché per la prima è proprio specifica, perché va a guardare semplicemente il reddito del pensionato, il reddito personale, quindi non va ad inquadrare, come il ragionamento che facevamo prima, il reddito della famiglia. Esatto, diciamo. Quindi la quattordicesima ha proprio questa specificità, va a inquadrare esclusivamente il reddito del pensionato a cui poi viene abbinata la maggiorazione. Dopodiché è una maggiorazione sociale interessante, perché non è uguale per tutti. Quindi va a differenziarsi in funzione della tipologia di contributi che hanno generato la pensione e dal numero di contributi che sono stati versati dal pensionato, che devono essere almeno 20, no? Almeno 15. Quindi abbiamo detto che pensionato che derivo da contributi e quindi non un pensionato di una prestazione assistenziale come l'assegno sociale o l'invalidità civile. Due, devo avere almeno 64 anni e poi ho dei tagli di quattordicesima, che adesso leggo perché a memoria non me le ricordo, che sono proprio legati al tipo di contribuzione. Quindi per esempio sono 437 euro che vengono erogati a luglio per chi ha almeno fino a 15 anni di contributi, se deriva dal lavoro di
dipendente, oppure 18 se era un lavoratore autonomo. Poi ho 546 euro, quindi un pochino di più rispetto al taglio precedente, se ho fino a 25 anni di contributi. Quindi in funzione della mia carriera lavorativa, la mia quattordicesima aumenta o diminuisce. E poi fino ad arrivare a 655 euro per coloro che hanno oltre 25 anni di contributi, tutti da dipendente, oppure oltre 28 anni se lavoratore, ex lavoratori autonomi. Perché non è detto che io avendo 28 anni di contributi automaticamente la mia pensione è superiore a quello che... Pertanto tutti i pensionati che sono beneficiari di una pensione bassa, di una pensione integrata al trattamento minimo o che comunque supera il trattamento minimo di poco, perché questo tipo di misura va a inquadrare tutti coloro che arrivano fino a una volta e mezza, due volte il trattamento minimo, ovviamente in misura scalare, no? Certo. Cioè non c'è l'erogazione intera per tutti, hanno diritto a questo tipo di misura a luglio. Sentiamo, sì. Dovremmo avere una chiamata in linea, sì. Poi proseguiamo. Pronto, buonasera. Pronto? Sì, prego, è in linea, può fare la domanda. Sì, buonasera. Ho bisogno di un'informazione, per favore. Siccome, allora, mia moglie è stata appena assunta. Sì. E ha 44 anni. Sì. Ai fini pensionistici, quando in teoria potrebbe andare in pensione? Cioè è stata da poco assunta, ha iniziato a lavorare, sì, da poco. Adesso, da gennaio. Ma ha dei contributi prima o è proprio Mai avuto contributi. Non ha mai avuto contributi. Non ha mai avuto contributi. Quindi a questo punto... il primo impiego, insomma. Primo impiego deve puntare... Vabbè, proviamo a rispondere, insomma, ecco. Allora, diciamo che 44 anni, appena iniziato a lavorare, quindi diciamo che è iniziato in modo un po' tardivo, ecco, mettiamola così. È evidente che l'obiettivo a cui deve puntare la signora è la pensione di vecchiaia. Non può sicuramente puntare alla pensione anticipata, dove mi vanno a chiedere 41 anni 10 mesi. Quindi 67 anni più deve puntare 67 anni. Ecco, su questo però possiamo fare un po' di valutazioni, proprio anche rispetto a quanto raccontavamo in premessa, no? Che ci sono tanti modi per andare in pensione, non tutte. Ci vogliono i famosi 20 anni di contributi? Non è detto. Ecco, diciamo che la regola ordinaria, standard, è quella. Quindi ci vogliono 20 anni di contributi e oggi servono 66 anni e 7 mesi di età. Quindi la signora ha tutto il tempo per lavorare. Da 44 più 20 arriva a 64. Insomma, diciamo che ha iniziato proprio nel momento giusto, ecco, per poter andare in pensione con la sua vecchiaia. Però possiamo fare delle valutazioni differenti. Se la signora ha iniziato a lavorare oggi, significa che ha iniziato a lavorare in un sistema contributivo puro, perché il contributivo nasce il 1 gennaio del 1996 e tutti coloro che hanno iniziato a lavorare dopo questa data, dopo il 96, possono andare in pensione di vecchiaia anche solo con 5 anni di contributi, non necessariamente con 20, che è la regola, insomma, che tutti conosciamo, ma anche solo con 5 anni. Quindi, naturalmente sarà una pensione... Naturalmente, se io lavoro soltanto 5 anni, è legata a quel tipo di versamento, certo, lì. Facciamo un'altra premessa, così ci agganciamo anche a tutte le telefonate precedenti. Presidente. La signora che ha 44 anni e che lavorerà 20 anni, non diamo per scontato che finirà subito, avrà una pensione di vecchiaia contributiva. La pensione di vecchiaia contributiva non è oggi integrabile al trattamento minimo. Quindi quella prestazione di cui raccontava il primo telespettatore della moglie. Quindi la signora ad oggi, alle regole attuali, se non cambierà qualcosa, prenderà la pensione effettivamente su quello che ha versato. Quindi se io ho versato 800 euro, prenderò 800 euro. Se ne ho versate 150 per prendere una pensione da 150 euro, ad oggi la pensione contributiva, sia di vecchiaia che anticipata, quindi per tutti coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996, non prevede le famose integrazioni al trattamento minimo, che sono comunque un meccanismo
di tutela assistenziale, ancorate però a delle pensioni vecchie di carattere retributivo e misto. Quindi concludendo la risposta che stavamo... Concludendo la risposta, allora, io direi, la risposta è, se ha iniziato a lavorare oggi, deve puntare al pensionamento di vecchiaia. Quindi il pensionamento di vecchiaia oggi è 20 anni, chiaramente abbinato all'età. C'è però l'opportunità per chi è nel contributivo, quindi la signora è nel contributivo, a meno che non abbia qualche contributo di cui si è dimenticata in giovane età, quando magari ha fatto dei lavoretti saltuari, può andare con 5 anni. Su questo aspetto dobbiamo stare attenti ulteriormente, perché se la signora ha avuto delle maternità, e può essere insomma, perché magari ha iniziato tardi a lavorare perché ha avuto delle maternità e ha curato i figli. Le maternità sono legate anche ad un accredito gratuito della contribuzione laddove i figli sono nati al di fuori del rapporto di lavoro. Cosa vuol dire? Se la signora, sappiamo tutti perfettamente che se la lavoratrice lavora, il periodo di maternità legato al lavoro è coperto da contributi. Questi contributi possono essere accreditati anche se io non lavoravo, quindi se la signora ha avuto due figli prima di iniziare a lavorare ha la possibilità di accreditare. Bisogna stare attenti però, perché potrei rischiare di uscire dal sistema di calcolo contributivo, perché se li vado a accreditare prima del 96 io ho un calcolo che diventa, insomma bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti e lì farsi fare un conto da persona esperta presso un patronato o un ente che si occupa di questo. Abbiamo un'altra chiamata. Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Sì, prego, in linea, può fare la domanda. Pronto? È in linea, la sentiamo bene, può fare la domanda. Sì, una precisazione. Sì. Una precisazione in merito al discorso delle quote. Sì. Prego, prego, faccia pure la domanda. A chi si applica il vecchio sistema delle quote? Cioè, oggi a chi si applica? Cosa possiamo rispondere? No, allora, non... Cioè, la legge Fornero ormai ha mandato in pensione tutto... No, allora, non facciamo confusione, quindi... Grazie, rispondiamo! Sì, cerchiamo di rispondere. Allora, il vecchio meccanismo delle quote, che è un meccanismo ulteriore rispetto alla quota 100, insomma il meccanismo delle quote era la quota 95, la quota 96, era sempre una combinazione fra età e contributi. Oggi questo meccanismo non esiste più, quindi noi abbiamo una norma che è quella, la legge 214 del 2011, la legge Fornero, che prevede dei requisiti secchi, 41 anni 10 mesi, 42 anni 10 mesi e un'età, quello raccontavamo prima, della vecchiaia. Abbiamo poi tutte delle altre modalità per andare in pensione, ma non sono legate alle quote. L'unica caratteristica che può avere il lavoratore per andare in pensione con le quote, ma le definirei in modo diverso, non proprio delle quote come quella a cui faceva riferimento il telespettatore della vecchia normativa, sì, è per i lavoratori usuranti, su cui poi magari possiamo fare un momento di approfondimento più avanti. C'è un trattamento un po' diverso. Sì, i lavoratori usuranti hanno ancora dei meccanismi particolari che permettono di andare con un meccanismo di abbinamento età e contributi che possiamo avvicinare alle quote. Però i lavori usuranti sono comunque un tema a parte, certo, e prima bisogna farsi riconoscere lavoratore usurato da parte dell'INPS. Quindi c'è tutto un percorso di certificazione e poi una volta che si ha la certificazione si può ottenere la pensione come usurato. Però è un tema molto complesso, non è... E credo che in base a quello che diceva il telespettatore invece... Penso di poter dire che la legge Fornero ha sostituito la situazione precedente. Nella generalità dei casi noi non parliamo più di quote. Certo. Abbiamo un'altra chiamata. Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Prego, può fare la domanda, la sentiamo. Buonasera. Buonasera. Due cose. Sì, mia moglie è nata il 15-10 del 1960. Sì. Ha iniziato a lavorare il primo settembre del 76. Sì. E dovrebbe andare in pensione, come ci risulta, il primo luglio del 2018. Sì. Ecco, noi volevamo capire se possiamo stare tranquilli, visto che in questi giorni col governo che stava preparando delle... Ascolti, una lavoratrice pubblica o privata?
Privata. Stavo preparando le famose quote 41, eccetera. Dove abitate? A Treviglio. Treviglio. Allora, ascolti. La signora del 60. La voglio rassicurare. 58. No, vabbè, ma la situazione ce l'aveva ben disegnata. Allora, diciamo che tutti i ragionamenti che erano stati fatti grazie, fino ad oggi... Grazie, rispondiamo. Sì, grazie. Tutti i ragionamenti che erano stati fatti fino ad oggi erano legati a delle eventuali misure per andare in pensione prima. Certo. Cioè, quindi... tutto quello che raccontava anche lei in premessa erano dei percorsi durante la campagna elettorale, durante i ragionamenti fatti degli schieramenti politici per andare in pensione prima rispetto ai requisiti che sono disegnati dalla Fornero. Se la signora ha fatto i suoi 41 anni 10 mesi in regola, io mi sento di stare abbastanza tranquillo, ecco, insomma. Quello che deve fare però è seguire una procedura particolare, perché chiaramente dopo 42 anni quasi di contributi non è proprio così banale andare in pensione. E deve fare domanda, perché nulla è automatico. Esatto, l'Italia, nel sistema previdenziale italiano di automatica c'è solo la 14ª di cui parlavamo prima, ma in determinate situazioni, non per tutti. Quindi allo stato attuale però possiamo dire che tendenzialmente è confermato che il 1° luglio andrà in pensione. Allora, deve stare tranquilla la signora, io andrei al patronato INAS di Treviglio a fare la certificazione dei contributi, quindi l'ecocert. Quindi io in genere consiglio sempre un po' qualche mese prima di cessare l'attività, perché qua bisogna cessare l'attività per andare in pensione, certo. No? Di certificare i contributi per avere la certezza che tutta la carriera lavorativa e contributiva sia perfetta e sia in regola. Dopodiché è evidente che bisogna cessare l'attività lavorativa e essere accompagnati dal patronato INAS per fare la domanda di pensione. Però stia tranquillo, luglio 2018 è qua, insomma, non credo proprio che sia questo il caso su cui ci imbraneremo, ecco. E le auguriamo una buona estate. Esatto, poi ci richiami e ci dica come è andata a finire. Esatto, e abbiamo altre chiamate, io direi di stare in linea alcuni istanti perché dalla regia mandiamo alcuni minuti, 2 minuti di pubblicità, grazie. La prima azienda di cucine in Italia ti invita nella meravigliosa realtà dei suoi official store Lube e Creo di Milano, Corsico e Lecco. Dettagli unici, bellezza ed emozioni in un prodotto tutto made in Italy. Oggi acquistare una cucina di qualità ad un prezzo conveniente è davvero possibile. Scegli di dare valore al tuo acquisto. Competenza e professionalità ti accompagneranno nella progettazione esclusiva della tua cucina di valore. Milano, Corsico, Lecco. Scegli il tuo store su officialstorelubecreo.it. Con G-Baby crescere è un'avventura. Sfoglia insieme al tuo bambino il primo giornale della sua vita. Giochi, fiabe, attività, storie, personaggi. G-Baby, in edicola in parrocchia. I tesori della terra. Le antiche ricette tramandate di generazione in generazione. Panorami mozzafiato nel regno della natura. Le 4 stagioni colte nel loro splendore da un esperto quale Stefano Cantiero. Vie Verdi, sabato alle ore 23 su Telenova. Eccoci qui, ultima parte di Metropolis, stiamo parlando di pensioni, dovremmo avere un telespettatore in linea. Pronto? Pronto? Buonasera. Pronto, sta sentendo me? Sì, è in linea, può fare la domanda. Ah, buongiorno lei, senta, io avrei bisogno di un'informazione. Sì. Mi mancherebbero 4 anni e mezzo per andare in pensione, però purtroppo mi hanno tolto un polmone. Per un tumore. Sì. È arrivata una carta che sono inabile al 100% al lavoro, però in pensione non mi ci mandano. Cosa devo fare? Punto interrogativo di domanda. Qui sembra che nessuno sappia come mi debba muovere.
Dove abita? Abito vicino a Trezzo d'Adda. Trezzo. Il 100% di inabilità al lavoro è un verbale, mi spieghi bene, cioè cosa, che domanda ha fatto all'INPS per avere questo? Allora, no, io non ho fatto nessuna domanda, l'ho fatto tutto loro, mi hanno chiamato per la commissione. Ok. Mi hanno chiamato alla commissione, mi hanno fatto la visita, mi hanno dato tutto, ho fatto la chemioterapia, ho fatto la radioterapia e mi hanno mandato loro stessi una invalidità non temporanea, quello che mi spaventa, non temporanea ma totale, al 100% lavorativa. La mia paura è che se smetto di lavorare chi mi paga? La pensione non me la danno. Allora, ascolti, prenda la penna, così prende due appunti, perché non è il consiglio in diretta. Allora, diamo un bel consiglio, perché poi ne abbiamo parlato già altre volte, ma questa materia è veramente complessa, perché la materia delle invalidità è una materia difficile. Complessa. Cioè non, adesso non... Il signore dice che gli mancano 4 anni e mezzo. Allora, noi dobbiamo fare delle valutazioni molto molto particolari e il signore si deve far assistere dal patronato. Va a Trezzo, noi abbiamo anche la sede, guardi, in via dei Mille, non voglio fare pubblicità, ma è una roba veramente complessa, quindi vada dalla signora Nadia, che è bravissima. Allora, lei deve capire che noi versiamo i contributi per il pensionamento ordinario, che è quello di cui stiamo chiacchierando da quando abbiamo iniziato la nostra trasmissione, certo. Quindi la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, a cui le mancano 4 anni, ma i contributi che noi versiamo, ne versiamo così tanti, proprio perché li versiamo anche per la reversibilità, quando facciamo le corna, insomma, veniamo a mancare, esatto, perché non è che la reversibilità viene regalata alla vedova o al vedovo, e per l'inabilità, quindi quello di cui sta parlando lei. Quindi il nostro pacchetto di contributi che versiamo mensilmente all'INPS è così alto proprio perché ci sono queste tre componenti, poi ci sono delle altre fette più piccole, però le fette più grosse sono queste qua. Cosa vuol dire? Se il nostro lavoratore, come è capitato a lei, nel bel mezzo della sua carriera lavorativa, insomma, ha un problema di salute che, anche serio, perché se ne è andato il 100% è un problema serio, gli interrompe la capacità lavorativa. Gli pregiudica la capacità lavorativa. In funzione della misura in cui questa capacità lavorativa viene interrotta, si può anche ipotizzare un pensionamento di inabilità. Però lei deve segnarselo bene, ma la signora Nadia questa cosa la sa meglio di me, inabilità previdenziale, quindi l'inabilità legata ai contributi, perché questo percorso le permetterebbe di andare in pensione prima rispetto a quello di cui stiamo chiacchierando dall'inizio della trasmissione, con i 42 anni e 10 mesi a cui le mancano 4 anni e mezzo, le permette di andare in pensione anche solo con 27 anni di contributo, cioè le bastano 5 anni, lei i 5 anni ce li ha largamente perché è quasi arrivato alla meta. Il sistema di calcolo della pensione di inabilità previdenziale non è assolutamente svantaggioso, anzi possiamo andare a prendere fino come la pensione anticipata normale, dopodiché se anche dal punto di vista previdenziale mi riconoscono il 100%, che è quello che ha riconosciuto la commissione medica al signore, ho un bonus. Quindi io vado a prendere la pensione massima che potrei andare mai a percepire sulla base della mia retribuzione all'atto della domanda. Quindi è sicuramente un percorso dove bisogna essere presi per mano e non se lo deve fare da solo, perché va a intrecciare questioni mediche con i contributi, insomma è una roba particolare. È una cosa da esperti, diciamo, però sì, è possibile. Si può fare, io anzi è una materia su cui mi spendo tanto, abbiamo iniziato la nostra amicizia televisiva sulle invalidità, ma proprio perché è il lavoratore che ha la situazione di fragilità e che versa i contributi, da 40 anni li ha versati pure per sta roba qua, cioè non è che gli viene regalato nulla. E quindi li consigliamo. Io andrei immediatamente al patronato. Attrezzo, in via dei Mille, c'è cioè Nadia che è bravissima, dica che la mando io e vedrà che le fa tutto quello che deve presentare all'INPS senza problemi, e anzi è più brava di me. La ringrazio. Grazie. Salve, per la sua chiamata. Bocca al lupo, ci faccia sapere. Ecco, come dicevamo prima, ci sono tutti questi casi, come quello del telespettatore, che naturalmente poi sono casi particolari che fuoriescono un po' dalla regola generale e bisogna trovare la giusta via.
Sentiamo la prossima chiamata. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Prego, può fare la domanda. Senta, volevo un'informazione. Dunque, io sono in disoccupazione. Ho praticamente un contributi 1700 bollini. Sì. Ok. E volevo capire un attimino, ho 54 anni. Sì. Mi sente? Sì, sì. Certo, certo, sentiamo. Ah, ok, ecco. Ho 54 anni e praticamente volevo capire un attimino quanto tempo mi manca ancora per andare in pensione, se posso usufruire dell'opzione donna. Bella domanda. È uno dei grossi temi dibattuti in questo quanto, momento. Quando è stata licenziata? Nel 2014. Quindi e sta prendendo ancora la disoccupazione perché l'ha interrotta, immagino. L'ha interrotto e lavoro stagionalmente, faccio lavori stagionali. Ho capito. Allora, rispondiamo alla insomma, al quesito, anche questo è interessantissimo. Possiamo allora salutare, sì, la signora, sì, così ci ascolta dal televisore. Grazie, buona serata, rispondiamo. Allora, diciamo che anzitutto rassicuriamo la signora e tutti coloro che prendono la disoccupazione, perché la disoccupazione eroga un'indennità mensile, ma va a coprire anche di contributi la posizione. Sono contributi figurativi, sì, quindi non c'è un vero versamento, ma io ho la continuazione della mia carriera contributiva. E questo è già una cosa non da poco, perché abbiamo dei requisiti, li abbiamo raccontati, sì, in più occasioni, anche abbastanza alti. Allora, l'opzione donna non la può fare la signora al momento. Perché l'opzione donna cosa prevede? 35 anni di contributi, che sono 1820, invece la signora ne ha 1700, 700. E poi richiede 57 anni di età, la signora ne ha 54. Quindi l'opzione donna per la signora non è praticabile. Manca al momento un qualcosa. Diciamo. Manca un qualcosa, poi bisogna capire se la ripristinano l'opzione donna, perché al momento l'opzione donna non è più esercitabile, okay, neanche se fosse in condizione. L'opzione donna poi ha una particolarità, la raccontavamo prima, ossia mi obbliga al pagamento, al calcolo della pensione con il sistema di calcolo in regime di opzione per il contributivo. Quindi se io ho una posizione assicurativa molto frastagliata come quella che ci raccontava, può essere che un calcolo contributivo abbia uno svantaggio importante, quindi non è che non va fatto, perché poi le valutazioni, certo, sono personali, però bisogna fare il doppio calcolo, capire in un modo come vado e nell'altro come vado. Mi conviene più scegliere una via o l'altra, insomma. Bisogna fare due conti, quindi qua bisogna andare al patronato INAS, sempre che l'opzione donna venga ripristinata, perché oggi se no parliamo di qualcosa che non c'è, e capire se effettivamente versando i 120 contributi che mancano, perché ne ha 1700 e aspettando i 57 anni di età, è possibile fare questo tipo. Viceversa, l'unica opportunità che ha la signora è andare in pensione di vecchiaia, perché se non si ricolloca in modo continuativo, certo, per arrivare fino a 41 anni e 10 mesi, deve aspettare l'età, i contributi ce li ha, perché 20 anni sono 1020 contributi, ne ha 1700 e buon. Ok, speriamo di aver, sì, così dato qualche informazione utile anche a questa signora. Abbiamo, mi dicono, un'altra chiamata, sentiamo. Pronto, buonasera. Pronto? C'era una chiamata, forse adesso... Forse il nostro amico, va bene, aspettiamo alcuni istanti. Ecco, questi sono tutti temi particolarmente interessanti, che sono cose un po', che dicevamo prima, esulano da quella che era la regola generale, e quindi bisogna farsi guidare da un esperto, naturalmente, per compilare domande e quant'altro. Vediamo se è arrivata una chiamata. Pronto, buonasera. Pronto? Sì, buonasera, è in linea, può fare la domanda. Io volevo vedere, ascolti, io ho mio marito che è cardiopatico, sì, di cui prende una pensione perché ormai ha 69 anni e prende la pensione sui suoi anni di lavoro. È vero che potrebbe avere un assegno di accompagnamento perché lui è stato operato di cuore? È stato operato di cuore. Allora, proviamo a rispondere. Sì, ha un quinto di cuore fermo. Ma che percentuale ha di invalidità? Beh, loro ai tempi, prima hanno fatto vedere una cosa, dicevano che sa... Ha detto che gliel'hanno passata in pensione di invalidità, poi con l'età l'hanno passata in pensione di vecchiaia. Ok. Perché ha raggiunto i suoi 37 anni. Da qui l'hanno tramutata là.
ma io ho saputo tramite anche persone che lui può avere un assegno di accompagnamento. Perfetto, proviamo a vedere se riusciamo a rispondere. Grazie signora, le rispondiamo. Allora, questo è un altro caso in cui, fra virgolette, si fa confusione fra l'invalidità previdenziale e quella assistenziale. Certo. Quindi l'invalidità previdenziale è quella che abbiamo consigliato al telespettatore di prima, che è legata ai contributi, e quella che sta percependo il signore. Cioè il signore aveva un assegno di invalidità, è arrivato alla sua età per la vecchiaia, gliel'hanno trasformata in pensione di vecchiaia. E quindi è il percorso che può fare anche il signore che ci ha chiamato prima. Detto ciò, invece la signora faceva una domanda rispetto all'invalidità assistenziale. Quindi diceva, è vero che posso aver diritto all'accompagnamento? Ecco, allora, è vero, per avere l'accompagnamento bisogna fare una domanda diversa rispetto a quella che abbiamo consigliato al telespettatore di prima e di cui abbiamo parlato oggi, perché è una misura assistenziale. Allora, può aver diritto o non può aver diritto? Va fatta la domanda, bisogna essere visitati dalla commissione medica. La commissione medica farà una valutazione della patologia che ci raccontava la signora, ma anche di tutte le altre, certo, perché l'accompagnamento... È chiaro, l'accompagnamento è una valutazione globale del cittadino, non è soltanto su una patologia. Quindi il medico di base che va a compilare il certificato deve chiaramente andare a dettagliare tutte le patologie di cui sei affetto. Si fa la domanda, della situazione. Esatto, si fa la domanda, si presenta e si capisce. Quando arriva il verbale, l'indennità di accompagnamento è proprio formalizzata, quindi il verbale è percentualizzato da 0 a 100, l'accompagnamento è come se fosse il 101. Quando spiego l'accompagnamento e ne ho assunti del patronato INAS, io dico sempre come se fosse il 101, perché dopo il 100 c'è l'accompagnamento. Ok, speriamo di aver dato una buona informazione. Il nostro tempo è scaduto anche per oggi. Io ricordo come sempre, chi vuole informazioni, lunedì prossimo sempre alle 18:15 siamo sempre qui con i nostri esperti a parlare appunto dei vari temi che riguardano il mondo delle pensioni. E ringrazio tanto Remo Guerrini, responsabile di INAS CISL della Lombardia. È tutto, termina qui la nostra trasmissione. Vi ricordo come sempre adesso il telegiornale, poi il telegiornale sport e questa sera Linea d'Ombra con Adriana Santacroce. Ovviamente si parlerà dei temi caldi della nostra politica. A tutti buon proseguimento, buona serata.